troviamo all'interno dell'oratorio della Borgata Falletti, dedicato ai santi Pietro e Paolo. Questo oratorio ha una bellissima decorazione interna, fatta nel 1865 dallo stesso pittore che ha decorato la chiesa parrocchiale, cioè Ciancia, un pittore del comune di Caprile. E successivamente questa raffigurazione interna è stata poi parzialmente ritoccata da un pittore locale che era il Golzio Basilio, che ha lavorato tantissimo nella nostra zona dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ha solamente tirato un po' a lucido gli affreschi, che però conservano ancora la loro bellezza originale. Tra gli affreschi della volta c'è la figura di una ragazzina che tiene in mano, nella mano destra, due chiavi. E qui c'è dietro una storia che si racconta in paese. Si racconta appunto che questo pittore nel 1865, proprio mentre decorava la volta, gli fosse arrivata alle orecchie la notizia che in zona un lupo avesse azzannato al braccio sinistro questa bambinetta, e si racconta che lui abbia voluto immortalare proprio questa ragazzina con le sue effigie e con la mancanza del braccio sinistro coperto da una nuvola bianca, come si può vedere in questo affresco. Anche questa è una storia che non ha un riferimento preciso, scritto e tramandato, ma è solamente la tradizione orale che qualche signora attempata di Camandona mi ha raccontato tanti anni fa.